Allora, oggi facciamo questo esempio applicativo che trovate sullo Shiley di progettazione di un ingranaggio. Ragioniamo su questo esempio che noi in parte abbiamo già visto, che è la progettazione di un treno di ingranaggi a doppio stadio. Vediamo più o meno come è fatto schematicamente. C'è una scatola che contiene un meccanismo di trasmissione di potenza. C'è un albero in ingresso, poggiato su due cuscinetti, un albero intermedio e un albero in uscita, tutti vedete poggiati su due cuscinetti. Vado sempre a realizzare quello che è poi la trave isostatica, per avere semplicemente. C'è un sistema di ruote dentate che ovviamente fa sì che la potenza applicata a un estremo venga trasferita all'altro estremo. Ora, dal punto di vista ideale, la trasmissione di potenza non ha perdite. La potenza che ho qui, se la trasmissione ideale, ce l'ho anche in uscita. Cambiano le velocità di rotazione, perché gli ingranaggi mi fanno cambiare le velocità di rotazione. Voi sapete, io la potenza la esprimo come velocità periferica di rotazione, o velocità angolare, se volete, velocità angolare per la coppia. E quindi, se la potenza è identica, varieranno coppia e velocità angolare. Se ho una velocità angolare elevata, ho una coppia piccola in ingresso, per esempio, in uscita posso avere il contrario. E praticamente la P uguale, quella che noi scriviamo sempre, potenza uguale a velocità angolare per momento torcente, io devo avere sempre che quella in ingresso è uguale a quella in uscita, out. Va bene? Questo ovviamente in una condizione ideale, per cui se variano queste varieranno anche le coppie. Nella condizione reale, forse l'avete vista meccanica, nella trasmissione da ruote dentate un minimo di perdita di potenza c'è. È una trasmissione molto efficiente questa. Il metodo di trasmettere potenza con la rotazione di alberi è uno dei più efficienti. Le perdite che avete sono dell'ordine del 2% con una ruota dentata, con un trasferimento. Con due trasferimenti, come vedete qui, perché io trasmetto potenza da quest'albero a quest'albero e poi da quest'albero a quest'albero. Quindi trasferimenti di potenza ne ho due. Se per ogni trasferimento di potenza c'è una caduta di carico di circa il 2%, diciamo che quel sistema dovrebbe avere una perdita di circa il 4%, ma è efficace, è un sistema che perde solo il 4%. Quindi diciamo che la potenza trasmessa attraverso un sistema reale è il 95% di quella che io sto fornendo, grosso modo. Quando io vado a progettare un componente di questo tipo, un sistema di questo tipo, è su questo che vi voglio far riflettere, al di là dell'esempio, perciò uso un esempio noto e ben definito che potete trovare sul libro, perché a me serve per farvi capire quali sono i processi decisionali che dovete prendere, perché poi quando dovete fare un progetto vero e proprio voi da soli abbiate almeno uno schema da seguire. Ovviamente non è che c'è uno schema predefinito, bisogna ragionare sui vari componenti che stanno qui dentro e vedere come progettarli. Diciamo che io parto da alcune specifiche che potrebbero essere queste. C'è una potenza da trasmettere di 15 kW, la velocità di rotazione in ingresso è di 1750 giri al minuto, la velocità in uscita è di 82-88 giri al minuto, vedete com'è lenta, perché io voglio trasmettere la potenza, quindi la velocità in uscita è molto più lenta, è un meccanismo che subisce urti lievi o al massimo qualche urto di media entità. Perché c'è questa rotazione sui cuscinetti? Perché lì dove ci sono carichi impulsivi, in realtà il dimensionamento va fatto con maggiore attenzione, perché il carico impulsivo può creare dei sovraccarichi istantanei e la velocità di applicazione del carico cambia, a seconda della velocità di applicazione del carico cambia la risposta del materiale, quindi bisogna stare attenti a queste cose. Gli alberi sporgono da questa scatola, che contiene questo cambio di velocità, di 100 mm a testa, cioè vale a dire, se torniamo un attimo qui,
questo esce da qui di 100 mm, questo esce da qui di 100 mm. Va bene? Le dimensioni della scatola in millimetri che avete visto è questa è la scatola. Quindi di solito quando voi progettate avete anche uno spazio limitato di cui dover tener conto. Gli alberi in ingresso e uscita sono allineati, cioè sono sullo stesso asse. L'albero in ingresso e in uscita sono sullo stesso asse. Ovviamente la parte critica è l'albero intermedio. Lo vedremo. La vita richiesta per gli ingranaggi e i cuscinetti deve essere superiore a 12.000 ore di funzionamento. Diciamo, queste sono le specifiche che un progettista si trova davanti e deve procedere al dimensionamento dell'albero. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, gli iter progettuali sono vari. È chiaro che poi uno si regola anche in base alla propria esperienza, al proprio lavoro, alla propria attività. Diciamo che solitamente quello che si fa è effettuare alcune scelte di primo tentativo, che poi eventualmente vengono affinate dopo. Si cerca di avere un'idea dello schema di costruzione che si vuole realizzare. Si individuano poi dei componenti critici e una volta dimensionati i componenti critici faccio il passaggio all'indietro e sistemo tutto quanto il resto, facendo poi una verifica finale dei risultati. In pratica i passaggi che vado a fare sono questi. Quello che io so, perché ero un dato, sono i requisiti di potenza di coppia. Devo trasmettere la potenza, so che la potenza è la velocità angolare per la coppia che devo trasmettere. Questo è l'ingresso e questa è l'uscita, sono uguali nel caso ideale. Nel caso reale abbiamo detto che devo tener conto di una piccola perdita di carico. Devo poi dimensionare gli ingranaggi. Dimensionare gli ingranaggi che significa? Scegliere il diametro primitivo, il modulo, il numero di denti, dimensionare i denti, cioè verificare a pressione e usura i denti. Quindi sto dimensionando gli ingranaggi. E prima di questo però c'è la parte cinematica, cioè verificare quali sono i rapporti di trasmissione come avete fatto a meccanica delle macchine. Quindi parto dal dato di potenza, verifico quali sono i rapporti di trasmissione, definisco la parte cinematica, cioè i diametri, il modulo che mi serve, dopodiché faccio i dimensionamenti, quindi vado a fare le verifiche di resistenza e scelgo, sempre come primo tentativo, riservandomi di affinare ulteriormente la scelta, le ruote dentate opportune. Poi vado a fare un disegno di massima dell'albero. Quindi l'albero di trasmissione, quello intermedio in particolare, devo avere un'idea di come è conformato, di come sono calettati gli organi sopra. Quindi devo scegliere, devo fare questo che voi avete imparato in questo corso. Voi questo a questo punto lo sapete fare bene, cioè vedere quali sono, in funzione delle scelte che io ho fatto nelle ruote dentate, conosco quali, e dei cuscinetti che ho scelto, ci sono delle forze che agiscono sull'albero. Quindi io sono in grado di fare diagramma di forze e momenti, sono in grado di conoscere quali sono le sollecitazioni esterne, scelgo il materiale per l'albero. Scegliere il materiale significa avere a disposizione dei limiti, sigma di rottura, sigma di serramento, sigma ampiezza limite di fatica, coefficiente di sicurezza. Questo significa scegliere il materiale. A questo punto faccio la progettazione a resistenza e la progettazione a rigidezza. Cosa, che vuol dire progettazione a resistenza? Dato una sigma, una tau, una sigma equivalente se volete, agente nella sezione critica dell'albero, vado a scegliere il diametro di primo tentativo dell'albero. Quello significa progettazione a resistenza.
Vado a fare poi una progettazione a rigidezza invece. Progettazione a rigidezza è quella che mi dice che l'albero, considerato come una trave sugli appoggi con i carichi, non si fletta più di certi valori, cioè che l'albero non superi una determinata y di flessione, cioè che abbia una certa rigidezza. Chiaro? E anche questo ovviamente influisce sulle dimensioni dell'albero, perché magari un albero di un diametro, adesso sparo le numeri a caso, un albero di un diametro di 20 mm regge i carichi applicati, ma magari si piega un po' troppo. Resta sempre il capolinea elastico, ma si piega un po' troppo, non è efficiente perché i miei ingranaggi toccano sulla scatola, e quindi vuol dire che devo fare magari un diametro più grosso, devo scegliere un materiale diverso. Scelgo dei cuscinetti opportuni, perché conosco le sollecitazioni degli alberi, conosco i carichi che devo sopportare, quindi quali sono le reazioni vincolari che vanno ad agire sui cuscinetti, e quindi da tabella conosco i carichi radiali ed essiali, so il tipo di cuscinetto da scegliere perché conosco il diametro di primo tentativo dell'albero, e quindi a questo punto effettuo la scelta dei cuscinetti, delle chiavette, linguetta, degli elastici, quello che sia, ritenuta. Perché a quel punto ho un diametro di primo tentativo, se serve, perché magari il cuscinetto che io devo prendere ha un diametro interno un pochino più grande, posso anche scegliere di cambiare opportunamente l'albero. Ma ovviamente questi sono tutti funzioni del diametro di primo tentativo che io ho trovato sull'albero di trasmissione, perché lì è il punto critico. Trovato il diametro dell'albero, io riesco a costruire le altre cose. E poi faccio un'analisi finale di tutto il sistema che ho costruito. Chiaro qual è più o meno il processo logico? Allora, un disegno di massima fatto proprio con la matita del sistema potrebbe essere questo. Si vede? Un pochettino? Cioè, c'è l'albero in ingresso poggiato sulla scatola col cuscinetto, vedete? Quindi questo è il cuscinetto che regge l'albero in ingresso. Qui c'è la ruota dentata, qui c'è l'altro cuscinetto e qui è poggiato sulla tenuta questo cuscinetto. Per cui questo è il primo albero. Questa tenuta fa da tenuta anche per il secondo albero, che è poggiato anch'esso sul cuscinetto, e poi attraverso le ruote dentate trasmetto agli alberi. Ovviamente ho fatto in modo di disegnare l'albero che sia smontabile. Cioè, una volta che io tiro l'albero, i componenti li posso sfilare, quindi sono più grossi al centro. E ho previsto anche le battute per i cuscinetti e per le ruote dentate, e devo verificare se questo disegno, questo è uno schizzo che io vado a fare di come dovrebbe essere l'albero, rispettando le dimensioni della scatola, e poi vado a verificare se questo è vero oppure no. Questi valori qui sulle ruote dentate io li ho avuti dal disegno della ruota, perché avendo disegnato il diametro primitivo, avendo il modulo, con la formula di Lewis posso avere uno spessore F di primo tentativo. Abbiamo fatto un esercizio l'altra volta di questo, ricordate? Posso avere uno spessore di primo tentativo, quindi posso avere grosso modo l'idea di come dovrebbe essere questo spessore. È chiaro che questo lo devo verificare poi. Questo è uno schema di massima che io mi costruisco per avere un'idea di quello che devo fare. Il risultato finale, poi adesso li commentiamo e facciamo i processi, il risultato finale poi dell'albero intermedio in realtà sarà un pochino più complicato, come vedete, in cui è previsto una serie di... questi qua sono gli anelli di tenuta, in cui sono previsti dei cuscinetti, sempre ovviamente con le due ruote dentate e le cave per le chiavette. Per cui il layout finale, il layout dell'albero dovrebbe essere questo. Una cosa che voi sapete fare in questa fase, e sapete fare bene, è questa qui. Adesso ne discutiamo e vediamo come ci siete arrivati. Questa lo sapete fare. Vediamo. Torniamo all'inizio. Volendo dimensionare quest'albero,
dal disegno si vede, però diciamo che io ho fatto un'analisi cinematica e ho visto che per me vanno bene ruote a denti dritti. Le ruote a denti dritti hanno un angolo di pressione di 20 gradi con una forza di trasmissione tra una ruota e l'altra che mi dà due componenti, una sul piano parallelo alla lavagna, per intenderci, uno sul piano ortogonale alla lavagna. Quindi io devo fare sempre i diagrammi dei momenti su due piani. E come lo schematizzo questo albero intermedio? Trave su due appoggi con due forze, su un piano e sull'altro piano. Quanto valgono le forze che agiscono qui e qui? Sono funzioni delle coppie che io devo trasmettere, che la coppia è uguale alla forza per il raggio delle ruote dentate. Ovviamente poi avrò le componenti seno e coseno di 20 gradi, a seconda se voglio quella circonferenziale o quella radiale. Le componenti radiali compongono a fare il diagramma del momento su un piano, le componenti circonferenziali faranno il diagramma del momento sull'altro piano. Le reazioni vincolari sono quelle che competono le due forze di due piani. Quindi quello che vedete qua è proprio quello che vi ho appena detto e che voi avete fatto agli esercizi. Questo è il taglio, vedete? In un caso e nell'altro, questo è l'andamento del momento flettente e poi avete gli spostamenti e le lunghezze. Ma questa parte qui noi l'abbiamo fatta spesso sugli esercizi. Questi ovviamente sono i diagrammi su due piani, vedete il piano XY forse non si legge bene, il piano XZ. Questo e questo, la sezione critica dove sta? Questo qui, questo punto di massimo momento, il punto di massimo momento io ce l'ho dove ho la forza della ruota dentata, che ha anche la cava. È vero che il diametro è un po' più grande rispetto a quest'altro, per esempio, però il massimo momento sia su un piano sia sull'altro. E vi ricordo che io devo fare sempre il momento uguale alla radice quadrata del quadrato dei momenti, quindi ho il massimo qui sicuramente. In più c'ho un KT che deriva dalla cava, quindi se l'albero che io ho disegnato nel primo tentativo resiste con questo diametro qui, resisteranno anche tutti gli altri diametri. Chiaro? Saranno poi da verificare se per esempio questo cuscinetto non si trova con questo disegno. Sarà da fare il disegno un pochino più grande, più piccolo. Questo poi si vede dopo in affinamento del progetto. Ma la parte fondamentale del dimensionamento, sempre e comunque, è questo: taglio e momento, che è quello che viene richiesto in sede d'esame sul corpo. Taglio, momenti, le sigma e la verifica. Perché poi alla fine riesco a ridurre tutto a quelle condizioni. Per la verifica invece a rigidezza, perché è importante questo che vedete, sono le pendenze che si hanno dove ci sono i cuscinetti. Perché questo? Perché il cuscinetto, ci sono dei cuscinetti che non tollerano disassamenti, cioè che non tollerano variazioni di pendenza dell'albero, per cui la corona, se si piega poco poco il cuscinetto, l'albero, quindi il cuscinetto non è perfettamente centrato sull'albero, le sfere per esempio possono scappare, questo se le piste sono piccole e via discorso. Ci sono cuscinetti invece che, per esempio quelli a rulli obliquo, scorrendo, che tollerano anche delle oscillazioni. Ovviamente io per l'albero, per funzionare bene, non è che si deve piegare tanto, cioè si piega la sciocchezza, si flette appena, soprattutto lì dove ci sono gli appoggi,
si flette di meno rispetto ovviamente a dove sono poi collettate le ruote, dove ci sono le forze massime che spingono verso il basso, chiaramente. E quindi questo mi serve perché nei cataloghi dei costruttori di cuscinetto bisogna andare a scegliere qual è il cuscinetto ideale che tollera certe angolazioni oppure no. Il risultato finale, poi lo facciamo praticamente facendo i conti adesso, tra poco, il risultato finale che il progettista deve presentare al tecnico che poi materialmente realizza l'albero è questo. Questo è un esempio, non so se al disegno avete visto alcune di queste notazioni, però come vedete ci sono tutte le quote, eventuali filettature, eventuali filettature, eventuali richiami delle linguette, i raggi di curvatura, vedete? Vedete che raggi di curvatura sono stati scelti qui? R5, R5 ed R5, cioè lì dove magari il K-tipo deve essere un problema vado a scegliere dei raggi di curvatura un po' più grandi. Altra cosa importante da ricordarsi è la specificazione del materiale, perché ricordatevi che tutti i nostri calcoli sono fatti in funzione dei limiti che io vado a utilizzare nel calcolo. Se vado a fare un calcolo statico mi vado a confrontare col carico di sterramento, con carica ammissibile, di sterramento, di fatica, quello che sia. E io questi valori ammissibili li prendo sempre dal tipo di materiale che sto utilizzando. E questo diventa particolarmente importante, non solo il materiale in sé, ma anche gli eventuali trattamenti termici che vengono fatti su quel materiale, perché possono cambiare le proprietà di resistenza. Quindi nel momento di definizione del progetto questo lo devo comunque specificare. Altra cosa, le tolleranze di lavorazione. Perché sono importanti le tolleranze? Penso che questo disegno ve l'abbiate visto, questo sulle tolleranze di lavorazione. Perché voi avete visto che l'albero è montato su uno schema, deve stare in una scatola, deve stare accoppiato con altri alberi, c'è un gioco tra i denti. È chiaro che avere delle corrette tolleranze significa ridurre la velocità, aumentare le efficienze e quindi ovvio che se io scelgo una tolleranza piuttosto che un'altra, quindi una lavorazione più precisa rispetto a un'altra, il costo di produzione è diverso. Quindi il progettista deve tener conto anche di questo aspetto.